Ferrero, un momento di riflessione all'interno di Rifondazione Comunista, ma anche un'occasione per guardarsi in faccia a sinistra anche in chiave europea. Sì, qua i nodi fondamentali della conferenza sono tre. Primo, il rilancio di Rifondazione Comunista, sia dal punto di vista del tema del comunismo per uscire dal capitalismo in crisi, sia dal punto di vista della costruzione del Partito Sociale, cioè dell'idea che i comunisti, prima che essere un partito di rappresentanza, sono un partito che cambia la società, che costruisce società, che modifica e interviene direttamente nella condizione sociale della gente, nella costruzione del conflitto, del mutualismo e quant'altro. Quindi questo è il primo tema, rilancio di Rifondazione con una sua ridefinizione chiara, sia di progetto sia di profilo, diciamo così, fondamentale sul piano della costruzione del conflitto. Secondo, la costruzione della sinistra, cioè l'idea di costruire fuori dal centro-sinistra una coalizione, una lista, un soggetto di sinistra alternativa antiliberista, come in tutto il resto d'Europa, per costruire oggi la battaglia politica dentro queste politiche di austerità. E terzo, la costruzione di un largo fronte sociale anti-austerità che coinvolga sia la coalizione sociale lanciata da Landini e quant'altro, come tema della difesa popolare di fronte a queste politiche. Quindi in qualche modo questi tre elementi: il partito nella sua nuova definizione, la costruzione di una sinistra unitaria e la costruzione di un largo fronte sociale contro le politiche di austerità. Di questo abbiamo discusso. L'Europa ha definitivamente riconosciuto che alla Diaz fu tortura, una vittoria delle forze contro anche. Beh, noi oggi abbiamo qui il compagno che ha permesso tutto questo e ne siamo chiaramente orgogliosi. Io non riesco a dire la parola vittoria, abbiamo sempre detto che alla Diaz c'è stata tortura, che quello che è accaduto alla Diaz a Bolzaneto, nelle strade di Genova, aveva poco a che fare con lo Stato di diritto, nulla potrà risarcirci di quella ragione che avevamo nel 2001. Avevamo ragione sul fatto che il G8 era un meccanismo di esproprio della democrazia rappresentativa, che si andava verso un processo di governance globale. Avevamo ragione nel dire che lo Stato ci stava massacrando esattamente per negare tutto quello che dicevamo e su cui avevamo ragione. Quindi avevamo ragione, ma nulla ci potrà risarcire di quelle ferite.